Voi sapete che una delle date in cui il paganesimo viene sconfitto dalla Chiesa Cattolica, è il 448. Nel 448 viene bruciato il libro contro i cristiani di Porfirio. Vediamo un attimino, poi vi dico qualcosa di Porfirio. Ah, Pronto? pronto, ciao. Non si sento poco. Ciao. Non puoi alzare un attimo? No, più di così io non posso Allora, alzare. ascolto per radio. Sì. Senti, non ti sento, ti sento per radio, non ti sento per telefono praticamente. Senti, tempo fa avevi parlato del crogiolo del male riferito all'educazione infantile Sì. e in particolar modo della strategia del pollaio e del complesso di Edipo. Oggi hai parlato dell'educazione dagli 8 ai 9 mesi di Dei vita. 3 agli 8 Sì, mesi, scusa, dai 3 sì. agli 8 mesi di vita, ai 9, ai 3 anni mi Agli pare. no, agli 8 mesi, proprio dai 3 agli Ah, 8 dai mesi, 3 agli 8 proprio mesi, i sì. primissimi istinti. Oggi affermi che far credere al neonato che esista un'entità superiore che crea tutto Sì. e che determina tutto fa perdere al bambino la capacità di interrompere il dialogo interno, proprio Di in questi. sospendere il giudizio, Sì, ho sì. sbagliato, sì. No, no, va bene, va bene. Sì, sono sbagliata. Proprio in questi primi mesi di vita, no? E sei stato molto chiaro, però cioè io ho capito dal punto di vista essenziale, però se mi facessi qualche ulteriore esempio, così avrei le idee più chiare, ecco. Va bene, cercherò, ma è un po' No, magari difficilito, perché è una cosa abbastanza improvvisata. Comunque. avevi parlato di pannolini, di movimenti. Sì, vabbè, dico Grazie. sta qua di Porfirio, intanto ci penso una, se no al limite la sarà per la prossima volta. Sì, grazie, Grazie a ciao. te, ciao. È abbastanza difficile improvvisare su questo punto di vista. Gli esempi sono questi. Esistono delle azioni che noi facciamo sui bambini che sono oggettive, cioè se io so che devo cambiare i pannolini a mio figlio o a mia figlia, io piglio e gli cambio i pannolini perché è il mio dovere farlo ed è farlo nel modo più corretto possibile. Succede invece che la madre o il padre vendono questa cosa al bambino facendolo aspettare oppure facendolo aspettare quasi con ansia, cioè mettendo in discussione il fatto di cambiare i pannolini. Cioè no, non è una sciocchezza. È come dire, io ho il potere di cambiarti i pannolini, però se voglio i pannolini te li cambio, se non voglio non te li cambio, siccome mi hai rotto le palle perché hai pianto per 3 ore e mi hai rotto le scatole, tieni i pannolini sporchi per un'altra mezz'ora. Cioè, esistono tutta una serie di atteggiamenti, anche il tipo di presentare il giocattolo e toglierlo. Dallo e to, cioè quel giochino che te lo do, non te lo do, te lo do, non te lo do. Sono tutte espressioni di potere dell'adulto rispetto al bambino. Cioè, in pratica il bambino arriva a comprendere di essere dipendente da quella cosa e di non essere autonomo, cioè di non avere diritti rispetto a quella cosa, rispetto al genitore. Ma il genitore può dare o non dare, togliere o non togliere e fa pesare con piccoli giochini, con piccoli gesti, questo dare o non dare, togliere o non togliere. Più di così non faccio fatica a essere chiaro. Ah, sentiamo questa. Bon, detto questo, leggiamoci un attimino da Porfirio. Porfirio è del 440 circa d.C. Dice Porfirio nel suo. Le scritture ebraiche, da una parte si tratta di scritti molto meno antichi di quanto si creda, dice Porfirio, dall'altra non hanno nulla a che vedere con il cristianesimo. Fra virgolette, non rimane più nulla di Mosè, si dice che tutte le sue opere siano state bruciate insieme al Tempio. Quel che va sotto il suo nome è stato composto 1180 anni dopo la sua morte, da Esdra, in modo non molto preciso. Sarebbero forse di Mosè scritti nei quali il Cristo è indicato come Dio Logos o creatore del mondo? Chi ha parlato della crocifissione di Cristo? Porfirio dimostra, dice qui Puek, dimostra del pari che il libro di Daniele è una profezia post eventum, cioè dopo, fatta a posteriori, composta non al tempo di Ciro, ma al tempio di Antioco Epifane. Su questa questione Porfirio, attenzione, anticipa le conclusioni della moderna critica.
Alla stessa critica minuziosa Porfirio sottopose gli scritti evangelici e gli studi attentamente il Nuovo Testamento senza tralasciare alcuna contraddizione, si tratti delle genealogie del Cristo, dei racconti della passione o della resurrezione. Egli insiste sulla mancanza di intelligenza degli apostoli, sulle polemiche tra Pietro e Paolo, sulle deformazioni subite dall'insegnamento di Gesù. Con tutta probabilità queste critiche corrispondono tutte a uno stesso disegno di fondo. Si tratta di dimostrare ai cristiani che la loro religione non ha un fondamento storico, che neppure le sue fonti tradizionali presentano una qualche certezza e che in ogni caso esse sono piuttosto recenti. Cioè, questo personaggio che fa queste cose, gli vengono bruciati i libri nel 448 dopo Cristo. Per cui quello che io sto facendo qui, non come anticlericalismo, ma come costruzione del male dal punto di vista pagano, già 2000 anni fa, cioè no, non 2000 anni fa, 1500 anni fa circa, già veniva fatto, 1550, facendo i conti, già veniva fatto. Cioè, non è che a un certo punto è apparso il Claudio Simeoni oppure gli amici anticlericali che fanno la critica al cristianesimo e dice è una boiata pazzesca. Cioè, non appariamo dal nulla. Abbiamo una storia di 1500 anni. Cioè, queste porcherie, il riconoscimento che queste sono porcherie, è una cosa vecchia di 1500 anni. Per cui, quando i cosiddetti padri della Chiesa scrivono le loro cose, loro sanno benissimo di avere in mano una porcheria, sanno benissimo di stare a difendere delle porcherie, delle vigliaccate, delle porcate. Lo sanno perfettamente. Non esiste nessun punto di buona fede e le stragi, gli omicidi, le distruzioni avvengono proprio perché costoro sanno di avere in mano delle porcate. Lo dice Porfirio, lo dice Celso, lo dicono tanti altri scrittori finché dopo hanno cominciato ad ammazzarli uno dopo l'altro. Oh, guarda qua. Dalla Repubblica del 13-11-1998, che bella notizia, violentati tra i viali del cimitero, scoperta una banda di pedofili, orge e macabri cortei, vittime bimbi fra i 7 e i 10 anni, Modena, vestiti da diavoli, stupravano i propri figli, i costumi neri da diavolo li indossavano il padre, lo zio o un amico di famiglia, canti bislacchi al demonio e fredde lapidi come scenografia per violentare bambini e bambine. Naturalmente sono stati arrestati. Dice una testimonianza di un bambino, sempre dalla Repubblica del 13 novembre, mi hanno spaventato quando hanno detto che sarei bruciato all'inferno. Avevano fatto un funerale ai bambini. Io e altri tre bambini siamo stati chiusi ognuno in una cassa che aveva una croce sopra. Cioè, queste porcate sono porcate cristiane. Sono trasformazioni in atti e in gesti del concetto secondo il quale i bambini sono proprietà dell'adulto, sono oggetti posseduti, non sono soggetti di diritto costituzionale. I diritti, i bambini sono solo bestiame del gregge di cui il padrone, il genitore, il prete, il vescovo, il papa, l'educatore, questo, ne fanno quello che vogliono. Questo è il principio. Cioè questi episodi qua rispondono a questo principio. In pratica si insegnano ai genitori fino a quando sono bambini che loro saranno padroni dei loro futuri bambini. E questa è l'educazione cristiana. E l'educazione cristiana porta a questo. Per cui ogni cristiano di questo ne è responsabile. Si è chiaro questo. Ed è responsabile dei gesti che fa adesso, anche se le conseguenze nei sistemi sociali si ripercuoteranno fra 50 anni, fra 40 anni, fra 30 anni. Per cui la responsabilità resta. Cioè, quando io faccio un'azione oggi, i riflessi dell'azione posso averlo anche fra 20 anni, fra 30 anni. Però io comunque sono responsabile di ciò che semino. E siccome ciò che semino appartiene a un'ideologia, appartiene a un pensiero, appartiene al pazzo di Nazareth, appartiene alle indicazioni del macellaio di Sodoma e Gomorra, chi semina quell'ideologia è responsabile di tutti gli atti, di tutti i gesti che seminare quell'ideologia comporta. Questo ricordatelo sempre. Che poi giuridicamente il magistrato non intervenga perché le condizioni per cui la legge si applichi siano diverse,
da quelle che sono le affermazioni filosofiche o teoriche, questo è un altro discorso. E il magistrato agisce essenzialmente all'interno di termini giuridici. E il pensiero filosofico, il pensiero etico, il pensiero religioso agisce negli ambiti del pensiero etico, filosofico e religioso. Per cui gli ambiti sono diversi, anche se le affermazioni possono essere uguali in ambiti diversi. Per cui, anche se il magistrato non va ad arrestare Wojtyla, perché lui è responsabile di genocidio nei confronti dell'umanità, Wojtyla resta responsabile appunto di genocidio nei confronti dell'umanità. Lo è dal punto di vista religioso, etico e filosofico. E secondo me lo è anche dal punto di vista giuridico, però. Purtroppo i trattati internazionali è sempre un capo di Stato e i trattati internazionali vanno rispettati. Questo è il discorso. Però, secondo me, ci sono i termini, in ogni caso, per procedere anche per genocidio, per delitti contro l'umanità. Ricordo che i delitti contro l'umanità non cadono mai in prescrizione. Questa è una norma etica morale che fa parte della Carta delle Nazioni Unite, fa parte dei trattati per la Costituzione dell'Unione Europea. Nel nostro codice non è ancora entrata, il principio è stato immesso attraverso la sentenza che è stata fatta per le fosse ardeatine della Corte di Cassazione. Cioè è un principio etico e morale che ormai è accettato e riconosciuto, dal punto di vista giuridico sta entrando in questo momento, cioè non è ancora preso come principio giuridico, però la tendenza è andare verso quella direzione. Vediamo un'altra notizia dalla Repubblica del 19 novembre 1998. Per quanto riguarda la telefonata precedente, quella che mi chiedeva di precisare gli atti che si fanno nei confronti dei bambini, il bambino fra 3 e 8 mesi, ma fra 3 e 1 anno e 2 anni, che poi il tempo va anche avanti, riconosce se il rapporto che ha col genitore è un rapporto paritario, cioè un rapporto in cui lui è una persona che conta anche se è piccola, cioè lui riconosce i suoi limiti, però conta, è una persona che cresce, che ha dei limiti, chiaramente gli vengono posti dei limiti, che però è rispettata in quanto persona, da una persona che invece è ricattata, cioè il bambino sa riconoscere questo, E la relazione che lui riesce a comprendere col genitore, ne abbiamo già parlato a proposito della dualità nel crogiolo del male, cioè come si, qual è la dualità sulla quale la perversione dopo viene a costruirsi, e la cosa che lui riesce a capire immediatamente è il meccanismo che si instaura fra lui e la madre. E il meccanismo non è determinato da lui, perché non è lui in grado di determinare il meccanismo viene determinato dalla madre. Il bambino non è una tabula rasa quando nasce, perché ha tutta una serie di potenzialità che la specie gli ha dato. Ciò che invece è tabula rasa è dal punto di vista dell'educazione sociale. Per cui il riuscire a capire quelli che sono i meccanismi sociali li apprende immediatamente nel rapporto con la madre e col padre all'interno della famiglia, prima con la madre e poi col padre, comunque è abbastanza vicino ormai le cose. E come i genitori si atteggiano nei confronti del bambino, come sono attenti, come non sono attenti, a cosa sono attenti, determina proprio le risposte da parte del bambino e i suoi adattamenti. I suoi adattamenti che non sono adattamenti di ordine accetto quello che tu mi dici, ma sono adattamenti di ordine fisiologico, di ordine emozionale, di ordine psichico. Per cui io stiamo molto, molto attenti, ci ritornerò in ogni caso su questi argomenti, anche quando avrò finito il crogiolo dello stregone riprenderò ancora questi discorsi e li farò sempre in maniera sempre più precisa, cioè chi mi seguirà un po' alla volta vedrà che approfondisco sempre le cose. In questo momento non ho una quantità di dati in mano tale per fare un discorso completo. Io purtroppo devo andare alla fonte, prendermi i dati, poi alterare la percezione e vedere cosa mi serve. Per cui in questo momento non ce li ho. Comunque, questo meccanismo è la prima cosa che il bambino comprende. Non può parlare, non può, però riesce a comprendere la sostanza di questo meccanismo. Pronto? Vabbè. Detto questo, andiamo avanti con un'altra notizia dalla Repubblica del 19 novembre 1998. La Repubblica, 19 novembre 1998, Pakistan, uccisi 9 cristiani. E
Sì, pronto? E non si sente niente. Come non si sente niente? Pronto? Sì. Chi sei che sei? Ah, non so. Sentiti. Mi so, Edi. Sono moglie di Arcadio. Dimmi tutto. No, volevo sapere, sto ponte se sta messo a posto. Ah, non so mica niente mio. Non so niente. Pronto? Pronto. Sì, beh, no, volevo dicevo. Sì. Sono in trasmissione, per piacere. Parliamo dopo, grazie. State trasmettendo? Sì, adesso. Signora, grazie. Ciao. A 9. Pakistan uccisi 9 cristiani. Il 19 novembre 1998, dalla Repubblica, le guerre di religione ormai stanno infuriando. Stanno infuriando e, fra le altre cose, i corpi di 9 cristiani pakistani sgozzati sono stati ritrovati ieri a Nowshera, nel Pakistan nord-occidentale. L'orrendo crimine sopraggiunge proprio mentre il primo ministro, riforma, eccetera, e così via. La polizia ha fatto irruzione in una casa periferica della città, a circa 150 km dalla capitale di Islamabad, su indicazione di vicini che hanno visto del sangue uscire da sotto la porta. Guarda, dimmi tutto, cosa hai sentito? Allora, una cosa bellissima, a parte che ho notato come che ti telefono, ho sentito un momento di come ti diciamo i cristiani, come ti diciamo, chi chiama il prossimo suo. Sì, 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 è dire, bellissimo. Amore proprio dentro. Sì, infatti. Se... Allora, intanto scontando un attimo che devo andare a farmi sempre, mi sono reso conto che ancora di più continuo a pensare, credo che l'evoluzione sia la regola della vita fondamentale. E più, qui che ne diciamo persone in realtà, dopo, più si avvicina alle bestie, più rifiuta l'idea, il pensiero, la logica. Sì, ma gli animali eccetera. No, se più persistono queste bestie che non... No, più si avvicina nell'evoluzione alle bestie, manco eccetera il pensiero, sei d'accordo? Sì, E cercando di colpirti, certo. Sempre. Primo, secondo, una cosa bellissima, che bisogna che pensi, è stupenda, il fuoco come nutrimento. Il fuoco come nutrimento. Pensare quanto bello che sei? Fa parte della vecchia storiografia. Allora, simbolicamente, è Robes 4, terra, acqua, aria e fuoco, no? La terra riguarda la materia fisica, non so se lo sai, esotericamente. L'acqua riguarda la materia astrale, desideri e emozioni. L'aria riguarda il pensiero, il fuoco è la coscienza. La coscienza. Quindi il nutrimento, che viene, capito? È bellissima. È un frammento. Da questo punto di vista. Basta. Ma infatti il senso era questo, ed è un lavoro che dopo farò finito questo. Mio ho fatto. Io lo stavo facendo. No, quello fuoco di prima. Sì, come nutrimento, sì. No, era all'interno, era all'interno, ti vuoi parlare, era all'interno del discorso secondo cui se mi trovo un passo della Bibbia che dice lui lo getto nel fuoco perché paghi, perché non si sta bravo, capisco subito che è una punizione fisica, cioè è una minaccia, cioè lo prendo lui, lo metto nel fuoco perché il fuoco, per cui è inutile interpretare il discorso, ma se leggo per esempio un frammento con su scritto nutrirsi dal fuoco, e là non posso dire che uno mangia il fuoco, cioè bisogna che riesca a comprendere gli elementi attraverso i quali allora la interpreto nel primo caso dopo l'altra serie che ha fatto una trasmissione di Rete 4, quella di Cicchi Pone che fa mercoledì, se non l'hai mai vista? No che se macchina del tempo, sì, non l'ho vista. Io vedere la morte di uno in pratica e tutto quanto il suo percorso che ha fatto fino ad arrivare alla morte, no? Questo si è fatto bruciare, eccetera, causò che le ceneri venisse sparse nel suo giardino, su determinati fiori, cioè un bel rito, bello, naturalmente questi per fare sta roba, cosa fai? Paccavasse fuori le scarpie, i famiglieri un prete in studio, no? Beh, ovvio. Perché se mi vuoi mettersi contro, che deve dire, ovvio. Meno aia. E ora, gli hanno mandato subito al prete, il prete naturalmente ha detto che questa è una farsa, perché la vita è una roba seria, che questo è mio. Quella è una farsa. Sì, no, ma è bisogno da parte anche qui che fa questi programmi, perché si caga sotto, capito? Sì, bisogna fare i conti con il Vaticano, Berlusconi, bisogna fare i conti con Berlusconi. Certo. Chiamando il prete che ha detto sta roba qua, capito?
che è una farsa, no, domano, perché naturalmente non sta parlando. E che sputana i sentimenti di quello che moriva. Che come sta donna che prima ti ha telefonato molto simpaticamente, sì, ridendo, però sperando che sta donna sia ancora in ascolto, simpaticamente, che ha sorriso, ti dopo morto, questo affetto, eccetera. No, beh, questa è bella questa. Però, tutto sommato, sta signora che era molto simpatica e non discute in questo modo minimamente le robe che ti te proponi. Michi mi porta in chiesa, no, dopo morto, a me non me ne c'ava, sì, ma proprio manco di niente, capito? Cioè, ovvio. Ma quello che mi penso da vivo, di accesa e dei preti, no, cambio, vuol dire. Ma infatti, se mi da morto, io anche a buttarmi te lei amaro, mi sono accorto, sì, capito? Cioè, ma quello che mi penso da vivo, se qualcuno che vuoi cambiare, mi so, guarda, cioè, la mia responsabilità è finché io ho la coscienza in esercizio, ma quando il corpo se una marmaglia del cervello, buttare io faccio quel che vuole. Dopo, se qualcuno fa propaganda, signora che sia in piazza, sì, ma già capito, no, era molto simpatica, direi sorridendo, ma vedere ci vuol portarmi mi dentro una cena, sì, dire, non sono pronto, ci vuol portarmi dopo morto, sì, ma è un principio normalissimo quello, facile usare le persone dopo che sono morte, esatto, e quando si sono piccini, certo. Ciao Franco. E abbiamo sentito anche l'idea di Franco su queste cose qua. Naturalmente le persone possono essere diverse, ma hanno tante tensioni simili, per cui hanno tante risposte simili rispetto alle cose della vita. Cioè, in effetti io sono responsabile ora, quando io la mia coscienza non funziona più, io non sono più responsabile. Se vuoi tira poi prendere per farmi la propaganda, ecco finalmente l'uomo che se va in chiesa perché i parenti che ha detto che smetto di andare in chiesa, vabbè, sei i parenti deboli, non l'uomo che si è morto. Va bene. Allora, 9 cristiani uccisi in Pakistan, riprendiamo pure il discorso, anche se ormai la trasmissione sta volgendo al termine. Speriamo che arrivi qualcuno a trasmettere, io non ho notizie di nessuno, nel senso che non so se qualcuno arriverà a trasmettere dopo di me, se nessuno arriverà a trasmettere io metterò su la solita cassetta registrata. Per cui, vabbè, niente, aspetterò altri 3-4 minuti prima di decidere cosa fare. Questi pakistani uccisi, questi 9 cristiani uccisi in Pakistan, sono stati accusati di praticare magia nera. In pratica, per gli islamici, il Pakistan si sta avviando sulla stessa strada dei talebani, cioè sta assumendo la legge coranica all'interno delle leggi, cioè la legge coranica diventerà legge di Stato, bene, stanno già attuando queste cose per distruggere una parte di altre persone che non la pensano come loro. Cioè, ricordatevi sempre che io combatto i cristiani, combatto il loro pensiero, ma non è che voi siete morti, questo deve essere chiaro. E purtroppo invece le religioni monoteiste hanno sempre bisogno di distruggere il nemico. Pronto? Ciao. Dimmi. Per caso, ho sentito parlare anche di trasmissioni televisive, no? Ieri sera hai visto Il Padrino parte terza? No, non guardo sta roba. No, non ti piace? No. Beh, insomma, ieri ho visto un film di Kung Fu, un film scemo su una rete privata. Vabbè, mi sei già la seconda volta che... No, perché mi piaceva discutere una roba. Siccome che Ghesè, un cardinale, no? Che va in cerca di Michael Corleone, che è il capo mafia. Perché aveva, lui che ha detto go ministra mai a Banca Vaticana, gli dice perché mi guadagna un sacco di soldi, mi go fidare tanti amici di questo e qui. Ora credo, se ho capito bene, e vorrei dirlo qua, insomma, che se qualcuno mi chiarisse un po' sta roba, per capire un po' il meccanismo di questa famosa truffa che ha fatto il funzionario del Vaticano con qualche bel cardinale, no? A danno di un sacco di, parla di 600 milioni di dollari, no? Che la mafia, come che ho capito, loro dovrebbero avere domandato 600 milioni di dollari per coprire un buco di 769 milioni di dollari fatti dalla Banca Vaticana, non si sa dove che va a finire, credo che mi compra mia candela e ceri per Santa Anastasia, con chi soldi ha. Comunque io avevo da coprire sto buco, no? Sto cardinale che domanda a sto Michael Corleone di darghe più soldi che il poi, sto qua dice va bene, riesco a dartene fino a 600 milioni di dollari, in cambio cosa? In cambio, credo, se ho capito bene, la Chiesa che aveva il 25% come quota, no? Dentro a
dei soldi praticamente dentro al un immobiliare internazionale, non so, una roba del genere. Praticamente l'affare era questo, lo Vaticano cedeva sto 25%, no? Alla mafia, la mafia che dava 600 milioni di dollari in cambio. Solo che rettificare sta roba che voleva determinati procedimenti, no? Che voleva anche la firma del Papa. In quel tempo il Papa era Paolo VI, sta malissimo, sempre più mai, e quindi il Papa non è più in grado di firmare niente, credo che l'affare salta. Al che Michael Corleone, non che sta bene, e ora viene in Italia, qua scusa anche che il Gaunfio che canta e che lo fa cantare a Palermo all'opera, e finché lei è a Palermo, eccetera, lui frequenta Vaticano e lei fa vedere che il Gaun colloquio con un cardinale che dopo diventerà Papa e probabilmente sicuramente si tratta di Albino Luciani. E qua è il che dice un po' tutta la faccenda, però Albino Luciani la mette un po' più sul fatto, diciamo, spirituale, religioso della cosa, alla fine lo confessa, quasi riesce a ottenere il pentimento di questo mafioso, gran padrino, no? Però, come sembra, il Papa nuovo tenta di mettere a posto la cosa, come che ho capito mi. Però Michael Corleone si rende conto che se il Papa dovesse non fare come che avrebbe fatto Paolo VI, questo Papa qua corre dei forti rischi, insomma. Ecco, quindi addirittura la morte di Papa Luciani, in questo sì, si parla che della morte di Papa Luciani. Insomma. Vabbè, insomma, sono tutte leggende. Ecco, insomma. Sì, no, ma sicuramente sono affari, treppi, eccetera, però... Non vorrei leggendarizzare troppo, insomma, io ho una forte esperienza su ste robe, capito? Sì, beh, ma dopo naturalmente te vedi un po' tutta la situazione dei vari personaggi, tipo Calvi, Sindona, Casini, insomma, vale che le robe che a livello di magistratura, di atti di magistratura acquisiti dalla magistratura italiana, quindi sì, non credo che sia leggende. No, no, ma però no. Non esagererei, ecco. D'accordo, ma l'hai metti in tiro in campo veramente il Vaticano, so che... Corleone, Michael Corleone dice che l'unica vita che sempre tenta il dice di elevarsi socialmente, no? Di ricoprire cariche sempre più alte, però il dice l'esperienza che ho fatto, e questo lo dice da vecchio, no? L'esperienza che ho fatto il dice è che più in alto sono andato e più la puzza è aumentata. Beh, sembra ovvio, cioè, comunque in ogni caso, in ogni situazione. Ma mi piaceva ecco, di aver capito bene sta faccenda, sia così, insomma, perché insomma, e dopo credo che la mafia che si è stata truffata, perché non so se sti soldi che sono più stati ridati. Perché cioè, esistono delle mafie più potenti della mafia, che sono mafie a loro volta, però non si devono chiamare mafie. Cosa vuoi che ti dica? Mi piacerebbe sapere, insomma, se il Vaticano che ha rubato. Va bene, dai. Va bene, dai, ciao. Girerò la tua chiamata a Voitila. Va bene. Fa una richiesta. Ciao. Ciao. Non prendo più le telefonate, qui finisce la trasmissione di Magia, Stregoneria, Paganesimo. Vi ricordo che alle ore 19 sono ancora in radio, parlerò del discorso della montagna letto dal Gesù di Nazareth all'infamia umana, in cui daremo il punto di vista del paganesimo politeista e della stregoneria. Oggi abbiamo parlato della contemplazione, abbiamo parlato che la contemplazione è l'unico elemento assolutamente pagano, e non può esistere la contemplazione in una religione rivelata, perché la contemplazione implica l'accettazione dell'oggetto, cioè il riconoscimento dell'oggetto uguale a noi stessi. Chiudiamo qui la trasmissione, vi ricordo, io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, Piazzale Parmesan 8 Marghera, e vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è Casella Postale 53, Marostica, Vicenza. Grazie per avermi ascoltato, a risentirci alle ore 19 in punto e continueremo il discorso partendo da Gesù di Nazareth, l'infamia umana.